Tragico scontro sulla strada statale 113 Alcamo-Calatafimi. Muore il direttore della banca Don Rizzo di Alcamo, Carmelo Guilo. Fatale l'impatto tra la sua bicicletta e un'auto. Operato d'urgenza all'ospedale San Vito e Santo Spirito, non ce l'ha fatta. Dopo le denunce e la scazzottata con la polizia, tornano di nuovo i posteggiatori abusivi all'ingresso di Castellammare del Golfo. Sono extracomunitari ospiti dei centri di accoglienza che pretendono di essere pagati per la custodia dell'auto. Sempre più vicino all'apertura dei beni confiscati ad Alcamo di via Croce e via Tornamira, il comune affida l'appalto per l'arredamento delle due strutture dove sorgeranno un centro antiviolenza e un pronto soccorso sociale. Esplodono le polemiche dopo il dietrofronte del sindaco di Castellammare del Golfo che ha sospeso l'ordinanza per l'accesso pubblico all'ex Tonnara di Scopello. Il circolo Metropolis a testa bassa contro il prefetto che ha sollecitato questa soluzione, la sua considerata una grave ingerenza. Per Birgi e il De Profundis, i comuni della provincia di Trapani non rispettano l'accordo di co-marketing. Ora rischiano di essere tagliati i collegamenti dell'aeroporto. Non sono state versate le quote per il 2015. La Camera di Commercio rinuncia all'intermediazione. Informazione di Alpa 1 ritorna puntuale anche per questa nuova edizione. Un ben ritrovati a tutti i telespettatori. I carabinieri della stazione Montelepre, apriamo con la cronaca, hanno arrestato in centro storico un 32enne di Carini, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari avevano notato il giovane in atteggiamenti sospetti e dopo una perquisizione personale domiciliare all'interno del suo marsupio sono stati ritrovati 12 involucri di marijuana del peso complessivo di 19 grammi, un bilancino elettronico di precisione e ancora 140 euro in contanti, che è ritenuto proprio l'illecito provento dell'attività di spaccio. Tragico scontro sulla strada statale 113 Alcamo-Calatafimi. Muore il direttore della banca Don Rizzo di Alcamo, Carmelo Guido. Fatale l'impatto tra la sua bicicletta e un'auto. Operato d'urgenza all'ospedale San Vito e Santo Spirito. Non ce l'ha fatta il servizio. Non ce l'ha fatta Carmelo Guido, l'alcamese di 56 anni, molto conosciuto per il suo ruolo ai vertici della banca Don Rizzo. L'uomo è deceduto nella tarda mattinata all'ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo, dove era stato ricoverato d'urgenza in condizioni disperate. Guido era in sella alla sua bicicletta da corsa quando, alle prime luci del mattino, sulla strada statale 113 all'altezza del rinomato locale Rustic, si è scontrato frontalmente con un'auto che procedeva in direzione opposta. Guido, secondo le prime indiscrezioni dei carabinieri intervenuti sul posto, stava procedendo in direzione Calatafimi, mentre l'auto, una Fiat multipla guidata da un uomo di Calatafimi, stava invece percorrendo la strada in direzione Alcamo. Ancora al vaglio degli inquirenti le dinamiche dell'incidente, forse una distrazione o una manovra azzardata da parte di uno dei due all'origine del tragico episodio. Immediatamente sul posto si è recata un'ambulanza del 118 per prelevare Carmelo Guido, trovato riverso per terra. Pare che abbia perso anche conoscenza per qualche minuto e sarebbe stato vittima persino di un arresto cardiaco, da cui però si era ripreso grazie al primo soccorso dei sanitari. Trasportato al nosocomio alcamese, il direttore della rinomata banca è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico d'urgenza. In pratica, proprio per le sue gravissime condizioni, non è stato possibile trasportarlo in più attrezzati ospedali a Palermo. I medici del San Vito e Santo Spirito hanno fatto il possibile per strapparlo alla morte, anche se la situazione si presentava davvero molto complicata. Guido infatti aveva riportato la perforazione di un polmone, la rottura del bacino ed altre gravi lesioni ad organi interni. Il ciclista è rimasto per ore sotto i ferri, poi il quadro clinico si è improvvisamente aggravato ed il cuore non ha più retto. I militari dell'arma hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'incidente con l'obiettivo di cercare di ricostruire con esattezza la dinamica. Si cercano soprattutto elementi che possano indicare se ci sono state responsabilità da una parte e dall'altra. La statale 113, così come molte altre strade extraurbane di Alcamo, sono molto frequentate dai ciclisti che in solitario o in gruppo si avventurano in lunghi percorsi. Purtroppo i pericoli sono sempre dietro l'angolo, dal momento che la statale 113 è percorsa da molte auto e spesso ad elevata velocità. Carmelo Guido era molto conosciuto perché attraverso l'istituto di credito che dirigeva ha portato avanti molti progetti sul sociale, sostenendo tante organizzazioni no profit nei più svariati campi. Soprattutto era molto attento alle dinamiche giovanili e alla loro creatività. I carabinieri di Sala Paruta hanno arrestato un 22enne incensurato di Santa Ninfa. L'arresto è avvenuto dopo una perquisizione dell'auto del giovane. I militari avevano infatti notato un insolito movimento di ragazzi attorno all'auto del giovane. Dalla perquisizione è stato trovato in possesso di 130 grammi di hashish, di cui un panetto ancora integro da 100 grammi, ed altre varie dosi di diverso peso e di materiale per il confezionamento delle dosi, tra cui bilancini di precisione e coltelli, droga e materiale
Reale sono stati sequestrati, mentre per il ragazzo sono scattati gli arresti domiciliari. Dopo le denunce e la scazzottata con la polizia, tornano di nuovo i posteggiatori abusivi all'ingresso di Castellammare del Golfo. Sono extracomunitari ospiti dei centri di accoglienza che pretendono di essere pagati per una fantomatica custodia dell'auto. Il servizio. Cacci vonno le picciole è la frase che si è sentita dire un professionista alcamese che aveva posteggiato la sua moto nella piazzetta antistante i locali dell'Agorà e della sorgente di Castellammare del Golfo per prendere un caffè. La scena si è svolta nel pomeriggio di ieri verso le 17. Il luogo è lo stesso dove l'altro ieri pomeriggio alcuni poliziotti sono stati aggrediti da extracomunitari posteggiatori abusivi che con fare minaccioso si rivolgono alle persone che lasciano momentaneamente le auto in una zona molto trafficata. Il reato è quello di tentata estorsione, ma gli abusivi sanno benissimo che in Italia, male che vada, se ne escono con una ramanzina. Insomma, possono godere di impunità, ma se le forze dell'ordine reagiscono ad un'aggressione e si difendono a calci e pugni, rischiano di finire in galera, provocando anche la relazione dei salottieri radical chic, pronti sempre a pontificare e magari a criticare le forze dell'ordine. Intanto monta la protesta e la paura in tale spiazzale per la presenza arrogante di extracomunitari che pare si siano spartiti la zona per spillare quattrini agli automobilisti. Un vero racket ai danni di centinaia di persone indifese costrette a subire vessazioni e forse danni se non pagano la tangente a queste extracomunitarie. Il presidente di Confindustria Trapani, Gregory Bongiorno, esprime soddisfazione per la positiva conclusione dell'iter procedurale del progetto per il completamento della banchina della zona industriale. Esprimiamo soddisfazione, dice, per quello che ci pare un rinnovato impegno della politica per la valorizzazione del porto di Trapani, da apprezzare in particolare gli interventi del deputato regionale Nino Oddo. Da troppo tempo ormai assistiamo ad un lento ed inesorabile declino dell'attività portuale e della cantieristica che invece andrebbero potenziate e rilanciate. Forse, conclude Bongiorno, è il momento giusto per unire tutte le forze attive del territorio in un progetto più complessivo capace di esprimere al meglio le potenzialità del nostro porto e la sua centralità nel Mediterraneo. Sempre più vicina all'apertura dei beni confiscati ad Alcamo di via Croce e via Tornamira, il comune affida l'appalto per l'arredamento delle due strutture dove sorgeranno un centro antiviolenza e un pronto soccorso sociale. I particolari. Cominciano a prendere sempre più forma i due beni confiscati alla mafia ad Alcamo, i cui lavori sono stati recentemente appaltati e che riguardano la nascita di un centro antiviolenza e di un pronto soccorso sociale. Il comune ha affidato l'appalto per l'acquisto dei necessari arredi per rendere funzionali le due strutture. Si è fatto ricorso ad una procedura in economia tramite richieste di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione. Per il pronto soccorso sociale stanziati 10.000 euro, per il centro antiviolenza quasi 12.000. Si tratta degli immobili di via Tornamira e via Benedetto Croce. Siamo in presenza di un investimento complessivo di 700.000 euro, quindi 350.000 euro destinati ad ogni immobile. Per quanto concerne il bene di via Arciprete Giuseppe Virgilio, all'angolo con la via Croce nei pressi di via L'Europa, saranno rimessi in sesto il secondo e terzo piano dell'appartamento in corso di costruzione ed è qui che il centro antiviolenza si sistemerà. Il comune di Alcamo in tal senso ha dato una decisa accelerazione approvando non solo il progetto ma inserendolo organicamente all'interno del piano triennale delle opere pubbliche. Da evidenziare che ad Alcamo esiste già un centro antiviolenza che comunque sarà autonomo e distinto rispetto a quello che sta sorgendo nel bene confiscato, promosso dall'assessorato comunale alle pari opportunità, istituito nell'aprile del 2008 a seguito di un protocollo d'intesa tra la provincia di Trapani, i comuni di Alcamo, Valderice, Buseto Palizzolo, la consigliera di parità dell'ex provincia di Trapani, la questura di Trapani, la Caritas diocesana e l'ASP di Trapani. Una struttura che nello specifico opera a favore delle donne, ma anche di minori che hanno subito molestie sessuali, violenze e fenomeni di mobbing lavorativo. L'altro immobile di via Tornamira è stato anch'esso consegnato, anche se in parte, all'associazione Solidarietà e Partecipazione che opera nel campo dei servizi socio-umanitari e che si trasformerà in pronto soccorso sociale, un bene che è stato al centro di una vera e propria bufera nei mesi scorsi. Infatti questo immobile era stato inizialmente assegnato per divenire sede dell'associazione antiracket e antiusura alcamese, ma il suo presidente si è rifiutato, non prendendo neanche le chiavi, perché è stata ritenuta inadatta la struttura per raccogliere le denunce di commercianti e imprenditori, tesi che è stata recentemente sposata anche dal consigliere comunale Antonio Fundarò, il quale aveva dichiarato che la sede di via Tornamira è un luogo davvero troppo isolato e che non si confà a chi cavalca o intende farne un percorso di crescita culturale della città di Alcamo, e così l'immobile è praticamente rimasto sino ad oggi sguarnito.
Un passo in avanti verso i contribuenti. Grazie al protocollo d'intesa siglato tra Riscossione Sicilia, ANCI Sicilia e ASAEL verranno aperti nuovi sportelli di informazione e pagamento dell'agente della riscossione sul territorio siciliano. Le postazioni decentrate saranno attive nei comuni aderenti al patto, che metteranno a disposizione locali senza costi aggiuntivi per le amministrazioni. Il sindaco di Palermo e presidente dell'ANCI Sicilia, Leo Luca Orlando, ha commentato: questo protocollo d'intesa rende possibile l'innalzamento del livello della qualità dei servizi fiscali nei comuni siciliani che vi aderiranno, con l'obiettivo di andare incontro alle esigenze dei contribuenti. Esplodono le polemiche dopo il dietrofront del sindaco di Castellammare del Golfo, che ha sospeso l'ordinanza per l'accesso pubblico all'ex tonnara di Scopello. Il circolo Metropolis a testa bassa anche contro il prefetto, che ha sollecitato questa soluzione. La sua è considerata una grave ingerenza al servizio. Come era più che ipotizzabile, il dietrofront del sindaco Nicola Coppola di Castellammare del Golfo sull'ordinanza che imponeva l'apertura di un accesso pubblico all'ex tonnara di Scopello ha sortito le sue reazioni. Il circolo Metropolis punta il dito non solo contro il primo cittadino, ma anche contro il prefetto di Trapani, Leopoldo Falco, dal momento che è stata proprio su una sua espressa richiesta che Coppola ha deciso di sospendere gli effetti dell'ordinanza che avrebbe costretto entro fine mese i titolari dell'ex tonnara ad aprire il varco per l'accesso libero. L'azione del prefetto, si legge nella nota di Metropolis, è una pesantissima interferenza nell'azione amministrativa di un organo democraticamente eletto e da considerarsi un'indebita ingerenza su una decisione amministrativa sostenuta dall'intero Consiglio Comunale. Ci chiediamo a che titolo è stato fatto, senza che ci siano motivi di ordine pubblico o sospetti di procedure illecite nell'elaborazione dell'ordinanza. Ci chiediamo a che titolo il prefetto, che è emanazione centralistica del Ministero dell'Interno e del Governo, possa condizionare i tempi e forse anche la sostanza di un atto amministrativo. Un duro atto d'accusa da parte dell'organismo civico, che si chiede anzitutto quali siano stati i motivi per spingere le istituzioni ai vari livelli a bloccare quest'atto amministrativo in un momento in cui c'è un braccio di ferro tra l'amministrazione comunale e la proprietà dell'ex tonnara, che rivendica da sempre la proprietà del tratto di costa, tanto che da anni è vietato l'accesso libero regolamentato attraverso il pagamento di un ticket di 3 euro. Il circolo Metropolis affonda duro e accusa gli stessi proprietari dell'ex tonnara, i quali avrebbero messo in atto nel tempo delle forti pressioni e dei forti condizionamenti di natura anche politica ai quali finora l'amministrazione ha resistito. Auspichiamo che il sindaco, aggiunge Metropolis, mantenga fermamente la linea sin qui adoperata e proceda senza lasciarsi condizionare da pressioni di varia provenienza, rispondendo solo al diritto e alle volontà dei cittadini, difendendo i margini di agibilità politica proprio di un'amministrazione comunale. Evidentemente gli interessi che ruotano attorno alla tonnara di Scopello sono ancora più grossi di quanto si potesse sospettare, conclude la nota, ed è per questo che tanto più necessario che l'azione amministrativa e la democrazia siano salvaguardate.